Assessore Chefoggi, unico punto in agenda per il Consiglio regionale è l'autonomia degli enti locali. Si parla ancora oggi della provincia di Isernia, ma qual è la situazione? Domani sarà presentato anche il decreto per l'accorpamento delle province. Qual è la posizione del Consiglio regionale in merito appunto alla situazione del Molise e degli enti locali? Io spero che ci sia una condivisione rispetto a questa proposta che ha la previsione di puntare al risparmio pur mantenendo la provincia di Isernia. Non sembri una contraddizione, chiaramente si tende di eliminare consigli di amministrazione e spese diciamo eliminabili rispetto ad altri enti e quindi un accorpamento individuando nella nostra realtà appunto la regione che legifera e programma con le due province, enti di varia area vasta che devono raccorpare anche un po' iniziative, attività di altri enti, penso per esempio all'Istituto Case Popolari e ad altri, in maniera tale che si possa avere una diminuzione della spesa stessa e una razionalizzazione, perché no, anche un efficientamento della stessa azione amministrativa. Quindi si potrà risparmiare tenendo in vita i due enti di Campobasso e Isernia? Questo è proposto nel documento. A tal proposito voglio ringraziare anche il gruppo di lavoro delle due province e altri componenti della conferenza delle autonomie che in questi giorni da esperti e da tecnici hanno lavorato a questa proposta. Naturalmente è un percorso che va individuato e condiviso con gli stessi enti, però questa ipotesi c'è ed è fattibile, non è campata in aria. Per quanto concerne invece poi le decisioni che assumerà il governo dovremo attendere, perché un'ipotesi chiaramente è quella delle due province, un'altra è quella della eventuale, speriamo che non ci sia, soppressione della provincia di Isernia.